Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Ancora un incidente sul lavoro, due operai sono precipitati ieri dal cantiere di un palazzo edile a Collegno, il volo di alcuni metri all'interno del villaggio Leumann, trasportati in gravi condizioni al CTO, sono fuori pericolo. Il tribunale per la morte di Fatima, lanciata dal balcone, deceduta a 3 anni, processate il compagno della madre, la richiesta dell'accusa, l'uomo è accusato di omicidio volontario, il legale della difesa sostiene che si fosse trattato di un gioco e l'uomo continua a sostenere che le è scivolata. Movida e sicurezza nella circoscrizione 7 a Torino, riunito il tavolo di osservazione in prefettura, presente anche l'assessora Pentenero, il controllo sui territori nasce dall'azione congiunta con le forze dell'ordine. Torino Film Festival, presentata a Roma ieri la 40ª edizione, 173 le pellicole, di cui la metà in anteprima mondiale, la kermesse sarà dal 25 novembre al 3 dicembre. Ristorazione, Antonino Canavacciolo riceve la terza stella Michelin per il suo Villa Crespi di Orta San Giulio, 2 macaron per la locanda del Sant'Uffizio, il Piemonte con Crippa ora ha 2 tristellati, Quero, Condividere e Sommelier dell'anno. Sport, calcio, il Toro perde Lukic, fuori contro la Samp, affaticamento muscolare per il numero 10 Granata, possibile rientro di Pellegri, Juric, dobbiamo dare il 100%, altrimenti perdiamo. L'ATP di tennis scalda i motori, a Torino sono arrivati i primi campioni, l'altro ieri lo statunitense Taylor Fritz, ieri Nadal, ultimo giorno in comune per visitare il trofeo. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.